appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che contendere. Cristiano, grande occasione, ma palla. Una con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La palla oltrepassa la linea di porta. Qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da intero punto della partita. Dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Ai, sta tentativo verso la porta. Biffa l'estremo difensore. Sembra avere il totale controllo della gara. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante. Pepe. È riuscito a passare. Riesce a sfondare. Va al tiro. Palla dentro, c'è il gol. Adesso sono sotto appena di un gol. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. Si ricomincia con un solo gol di scambio. Passaggio profondo per André Silva. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ha la possibilità di andare verso la porta. Palla riconquistata immediatamente. Prova a giocarla in profondità. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Risultato. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Cerca lo squiccio e cerca il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare. Prova il tiro! Ha segnato! Un gol facile facile, anche troppo direi. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. E hanno completamente riaperto la gara. Sapevamo che sarebbe stata una gara con Baio. Palla a Bernardo Silva, cerca il compagno libero. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pare da lì. Pericolo. Pallone lungo in verticale. Provano a partire in velocità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Tocco preciso e passa, prova la conclusione. Tiro davvero da dimenticare. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Gioca una palla lunga, se ne va, ha solo il portiere davanti a sé. E sbaglia completamente il suggerimento. Eder. Palla intercettata. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo
ce l'hanno messa tutta, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla, in altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era...